So, good evening to everyone. Thank you for joining us in this talk that is going to be a sort of discussion about the new trends in fashion. And of course, thanks to the ones that are physically here and the ones online. This evening, I would like to introduce Ildo Damiano. Ildo Damiano is a fashion journalist, stylist, and creative consultant for different brands. And also, he participated during catwalk show that is with Anna Herzigova on TV. And so he's following all the trends, he's in contact with a lot of celebrities. And today he's going to talk about the new trends during the latest fashion shows. So we will discuss with him which are the new trends so that you can start also having a better idea of what you are going to do in your workshops. Thanks, and I leave the word to Ildo. Grazie. Grazie anche a lei che ci traduce. Buonasera a tutti. Allora, intanto il titolo, perché dall'idea ai trend? Perché l'idea dei designer è in realtà un frutto, quello che si vede sulle passerelle in realtà è il frutto di un lavoro di un grandissimo gruppo di persone. E oggi mi piaceva un po' raccontarvi un po' come arrivano le tendenze sulle passerelle e da dove arrivano. Ma prima vorrei farvi vedere un pezzo di un film che ormai è un film vecchio ma iconico, che però invece spiega esattamente il processo successivo a quando le tendenze arrivano in passerella e vengono da tutti scelte, usufruite. Anzi, dopo potremmo fare un test di come siete vestiti e capire i trend. Scusa che sono troppo lungo, adesso faccio più corti. First of all, why this title? Why From the Idea to the Trends? Because the idea of the designer, the final idea that you all see, is just the result of a group work. And so today I would like to talk about how and above all where the trends that you see during the fashion shows come from, how they originate, and so on and so forth. First and foremost, I would like to start with a movie. It's quite old, but it perfectly explains also the after bit. That is to say, what happens after the trends have been shown, what happens when after they have been shown on the catwalks. And then we'll also try to take a test on how you are dressed today and the clothes that you are wearing. Okay. The movie is The Devil Wears Prada. Qui lo bandi tu? Where are the belts for this trend? Is no one ready? It's a tough call. They're so different. So questo, ah no, okay. Something funny? No, 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 nothing's, you know, it's just the, both those belts look exactly the same to me, you know, I'm still learning about this stuff and this stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. You're also blindly unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in collections of 8 different designers, and then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Ecco,
Questa è una scena, secondo me, molto iconica e oggi possiamo già fare qui in classe, tra di noi, una conferma. Ci sono ben tre persone che sono vestite pink. Una delle tendenze assolutamente di questa stagione è il pink, una delle operazioni che ha fatto Valentino, cercando di, per alcuni, una operazione quasi che insulta il vecchio Valentino, che ha puntato tutta la sua carriera sul rosso. C'è stata tutta una grande comunicazione sul pink. Pink is a trend of this season. It's a trend set by Valentino. For some people, this new pink trend by Valentino is a sort of insult to the origins of Valentino, who started with the red Valentino. But there is a discussion open on this pink. E sicuramente le tre persone che hanno delle cose pink oggi sono state influenzate da questa tendenza, che in realtà arriva da molto lontano. Da dove arriva? Allora, intanto vediamo i trend da dove arrivano. Intanto quando vengono presentati. Allora, il momento ufficiale delle presentazioni di quelle che sono le tendenze sono le sfilate di moda. Immagino che tutti sappiate che ci sono dei tempi. I tempi sono quelli delle presentazioni che avvengono 6 mesi prima che le collezioni arrivino nei negozi. Oggi la situazione è un po' differente perché tutti i brand comunque fanno anche delle capsule collection, quindi ci sono anche delle collezioni intermedie, ci sono delle cruise collection, quindi abbiamo molte più collezioni rispetto a prima, però se pensiamo alle due grandi collezioni, autunno-inverno e primavera-estate, hanno dei momenti precisi, sono 6 mesi prima che vengano, che arrivino nei negozi. So the three girls, the three people here wearing pink have been influenced by this trend. This trend comes from very far. And where do trends come from? Well, first and foremost, trends are presented during fashion shows. And to be more specific, collections are presented 6 months before the fashion shows. Today, brands have got a lot of collections. There are a lot of capsule collections, so there are different moments in the year where you will find collections. But if we think about the two main moments of the year, fall, winter, and spring season, this, the timing is 6 months before the collection arrives on the fashion show, during the fashion show. E perché la moda anticipa le tendenze? Perché la moda è una specie di collettore di tutte quelle che sono non solo le tendenze, che possono essere dei tessuti, dei colori, delle forme, dei vestiti, ma anche riunisce quelle che sono le tendenze delle cose che succedono nel mondo, ovvero tutti quelli che sono gli ambienti che influenzano la nostra vita, quindi sono il cibo, la musica, i film, il lifestyle, il viaggiare. So why is fashion able to anticipate these trends? Because fashion is a sort of collector of trends that also come from different areas and aspects of our life. Fashion is able to collect what's going on right now in the world in different areas and sectors, food, music, movies, lifestyle, and so on and so forth. Ci sono una serie di società nel mondo che sono specializzate in raccogliere i trend. Come avviene questa ricerca di trend? Sono delle società che hanno dei trendsetter e che fanno una serie di indagini in vari paesi nel mondo e indagano su quelli che sono, intervistando persone, su quelle che sono le tendenze, ma non sono solo le tendenze di quello che le persone vestono, ma le tendenze di vita. Ad esempio, una delle indagini è riferita alla tipologia di vita. Adesso se penso, vi faccio un esempio, dopo la pandemia c'è una grande consapevolezza in tutto il mondo della qualità della vita, no? Di mangiare sano, di dedicare del tempo a se stessi, di avere quindi questo cercare di vivere in un modo più consapevole è sicuramente una delle tendenze che già la moda aveva anticipato, se pensate a tutti quelli che sono i filoni comunque della moda consapevole, della moda che ricicla, della moda che comunque cerca anche di salvare il pianeta. There are companies that based everywhere in the world whose work is exactly the collection of trends. That is to say, in these companies they have real trendsetters, and what do these trendsetters do? They carry out surveys all around the world. They try to interview people about any kind of trend, not just fashion, you know, any kind of trend regarding any aspect of their lives. For example,
And there's a new survey, which is very popular right now, which is a survey about lifestyle after the pandemic. That is to say, this new awareness that we all have about the importance of the quality of our lives. And this is something that, if you think about it, has already been anticipated by fashion. If you think about the aware fashion, the fashion that recycles, the fashion that pays attention to our environment, and so on and so forth. Come vengono tradotte tutte queste tendenze? Queste tendenze vengono tradotte con dei libri, che sono dei book di tendenza, che vengono fatti dopo dei meeting che normalmente vengono fatti nelle grandi città europee e si traducono in una specie, in una serie di suggestioni che vengono venduti a quelli che sono gli addetti ai lavori, quindi gli uffici stili, i designer. Questa ad esempio è un'immagine che volevo farvi vedere, questa ad esempio è una tendenza riferita a questo inverno in corso ed era una delle ricerche in corso delle tendenze di questo inverno, ad esempio c'era questa tendenza della New Mythology. Guardate come i riferimenti, essendo dei materiali a disposizione di designer, Mythology intento come una rilettura di quelli che potevano essere i dettagli di quelle che erano le statue dell'antica Grecia, dell'antica Roma, che sono tradotte in realtà però su quello che è un modo di vestire contemporaneo, no? Che è lo streetwear. Giusto per farvi capire che nel momento in cui si traducono questi trend, vengono tradotti in un modo creativo e non didascalico. So then what happens with these trends? These trends are translated into sort of books that we could call trend books. These books are the result of meetings held in the most important European cities or cities around the world. These books are then sold to the several style offices scattered around the world. And these books provide sort of images and suggestions about these trends. And so here you can... Sorry. You can find an example of a trend that's a trend of this winter that was present in this trend book, this New Mythologies. Designers here had available, in their hands available, this kind of material that allowed them to reinterpret the statues of the ancient Roman, of the ancient Roman cities, of the ancient Greek cities. And so what do they do? Basically, they reinterpret and repropose something in a new and creative way, not of course in a didascalic way. Dove si, come accedono i creativi e gli uffici stile a questo tipo di informazioni? Allora, si comprano queste tendenze o si diventa parte di queste grandi compagnie e quindi si paga una quota e quindi si possono avere questo tipo di informazioni, oppure in fiere come questa, che ad esempio questa è un'immagine di Milano Unica, che è una delle fiere più importanti, che riguarda tutti quelli che sono gli accessori e le tendenze, possono essere acquistati dei book di tendenza. Questo però in che tempi avviene? Ovviamente avviene in tempi molto anticipati rispetto alla presentazione delle collezioni, perché queste tendenze vanno elaborate dagli uffici stili e dagli stilisti e quindi proposte poi in passerella. Quindi qui parliamo di altri 6 mesi ulteriori di anticipo di lavoro rispetto a quello che è la presentazione di una collezione. Quindi vuol dire che il tutto nasce 2 anni prima che voi vediate il vestito in passerella. So how can creatives, how can the style offices access this kind of information, this kind of trends? Basically, they can buy these books. They can decide to be part of those companies I was talking about before with the trendsetters and so on and so forth. Or they can attend these specific trade exhibition fairs where, again, they have the possibility literally to buy trends. And when does this happen? It happens much before the presentation of the trends for the collection, that one that happened 6 months before the catwalk. So this process basically starts 2 years before what you see during a fashion show. Ci sono però tutta una serie di tendenze, oltre a quelle che sono quindi le tendenze che uno può comprare, quindi un orientamento che può avere quando va alle fiere, parlo di tutti quelli che sono gli uffici creativi e i design, ci sono però delle tendenze, delle mode che nascono e vengono comunque fruite a prescindere da quelli che sono i book di tendenza. Ad esempio, questo è un esempio che vi ho portato, questi sono i Maneskin, che sono un gruppo italiano che ha avuto un grandissimo successo nel mondo e loro hanno riportato in quelli che sono i loro concerti, nel loro modo di vestire, quello che è tutto il vestire sadomaso, che è una tendenza fortissima. Non so se voi avete
avete visto le ultime sfilate, non so, anche l'ultima sfilata di Gucci, ovviamente il sadomaso reinterpretato in un modo quotidiano, ci sono tutta una serie, dopo vedremo, di pantaloni che hanno tutta una serie di agganci che ricordano tutto questo mondo. E questa è una tendenza che è fortissima, non solo nella musica, ma anche nella moda. Ci sono tantissimi accessori che ricordano questo mondo, quindi fa vedere come la moda comunque è riuscita a sdoganare e a portare alla portata di tutti in realtà un mondo che prima era estremo ed era fruibile solo da alcuni, un piccolo gruppo di persone nel mondo. So some trends, as I was saying, can be bought, trend books, trade exhibition fairs and so on and so forth, while some trends sort of originate regardless of what these trendsetters or trend books indicate. For example, this is Maneskin, a famous Italian rock group. They have decided to repropose during their concerts the sadomasochistic world and atmosphere. And this trend is particularly strong right now, if you think about Gucci's, for example, catwalks. This is an example to explain how fashion has been able to bring something, to bring an image that's quite extreme available for everybody, because nowadays collections are full, above all, of accessories regarding this kind of trend and this kind of world. Ovviamente le persone che lavorano negli uffici stile e i designer sono un po' come delle antenne, no? Delle antenne hanno sicuramente una sensibilità diversa, motivo per cui fanno questo lavoro, anche perché sono chiamati a creare continuamente quello che siete voi anche chiamati qui a creare delle nuove collezioni quando lavorate nei corsi di fashion, e hanno quindi hanno una cosa fondamentale, oltre alla curiosità sono molto informati. Perché è molto importante l'informazione? So the people, of course, working in style offices or designers, I mean, they have got a different sense, a different level of sensitivity, because it's their daily job. This is what they do. They have to create and catch these trends. And why are they so good at what they do? Because they are curious and because they are very well informed. And why is information so important? Le informazioni sono importanti perché danno degli input e delle ispirazioni. Allora, quali sono i mondi che i creativi guardano? Sono i mondi un po' che globalizzano e coinvolgono tutti, no? Adesso noi siamo comunque in un pianeta globale in cui tutte le informazioni sono fruibili allo stesso momento. Nel passato non era la stessa cosa, e quindi nel momento in cui c'è un nuovo gruppo che può essere italiano o coreano, oppure un nuovo film che si ispira a determinate tendenze, subito viene fruito da tutto il mondo. Allora, quindi quali sono i mondi che sicuramente ispirano gli stilisti e creano i nuovi trend? Allora, sicuramente il cinema. Io qua ad esempio vi ho messo una serie di film iconici. Mi fermo, se non è troppo lungo. And information is important because this is where inputs and inspirations come from. Nowadays we live in a very global world where information can be accessed by everybody and nearly at the same time. It's not like in the past. If there is a new pop group on the scene, everybody knows it, you know. And therefore these new groups, new fashions, new trends can spread around in a much easier way. And so which are the worlds, which are the sectors that these trendsetters and designers and style offices look at? One of them is the movie industry. These are images of some iconic movies of the past. Allora, la cosa interessante di questi film, sono tutti film vecchi che adesso vi racconto se non li avete riconosciuti, ma in un'epoca in cui la creatività dei designer è data all'80% dallo styling, e non perché in realtà se voi analizzate la storia della moda, siamo passati dal 1947 quando Christian Dior ha inventato il New Look, in cui c'era la moda era legata a un modo di portare i vestiti e alle silhouette di colore degli abiti. Oggi tutto questo non vale. Siamo in un'epoca in cui si è totalmente il cliente contemporaneo, è trasversale, assolutamente traditore, quindi non ha una logica e soprattutto ama mischiare le cose. Quindi oggi è lo styling quello che fa la differenza. Infatti, se voi pensate, uno dei brand più di successo al momento è sicuramente Gucci. Perché? Perché lavora moltissimo sullo styling, ma allo stesso tempo in questo momento storico è facilissimo trovare tantissimi trend che arrivano anche da riferimenti del passato, che sono appunto questi film di cui adesso vi racconto.
So as I was saying, these are very old movies. Why am I showing them to you? Because now 80% of creativity nowadays is given by the styling. In the past, Christian Dior invented the so-called new look, that is to say how clothes can be used by a specific silhouette. Well, nowadays things are completely different. There's no logic. People love to mix things up. And therefore, the greatest success today is given by the styling. And if you think about it, Gucci, for example, who basically bases its work on the styling, has got a great success. And so nowadays, trends live on styling and also on what comes from the past. Questo perché il grande cambiamento del mondo della moda è stato nella democratizzazione del fruire la moda. Se pensiamo agli anni 40-50, la moda non era per tutti, la moda era per dei mondi ben specifici e soprattutto la moda aveva delle regole molto ferree. Cioè i grandi designer del passato, se penso a Paul Poiret, che è quello che ha cambiato il mondo della moda negli anni 30, hanno fatto il loro successo perché hanno pensato a degli abiti per dei momenti precisi. Cioè ogni momento della giornata aveva delle regole rigide, quindi ci si vestiva per la passeggiata al mattino, ci si vestiva per il lunch, ci si vestiva per il cocktail, per la sera. C'erano delle regole ben precise, erano fatte dall'assemblamento di capi ben precisi e la donna elegante che era alla moda seguiva queste regole. Oggi tutto questo non vale più. The importance of styling is also due to the fact that fashion is nowadays highly democratic. If you think about the 40s of the 50s of the past century, fashion was not something for everybody. Fashion was something that belonged to only certain people. Fashion had to follow some rules that were particularly strict. If you think about the greatest designers of the past, they based their success on the fact that they were creating different kind of clothes according to the different kind of the day, something that you had to use when strolling around the city, something you had to wear when having lunch, and so on and so forth. So the success was based on a combination of clothes connected to specific rules. Well, nowadays things are completely different. Questi sono dei film che sono dei film iconici e che tutt'oggi influenzano il mondo della moda e il modo di scegliere di vestire, anche il vostro modo di vestire. Partiamo dal più vecchio. Questo è Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn. È un film degli anni 50. I costumi erano creati da Hubert de Givenchy. Si crea lo stile bon ton. Io non so se voi avete letto il libro. In realtà il libro, che è di Truman Capote, è la storia di una prostituta di alto bordo che cerca comunque di conquistare una condizione sociale migliore e lo fa con un look totalmente diverso da quelle che erano l'idea di eleganza a quell'epoca. È qui che viene sdoganato e diventa famosissimo il famoso tubino nero che in qualsiasi libro di moda diventa uno dei pezzi base del guardaroba di una donna. The first movie is a movie of the 50s, Breakfast at Tiffany, a movie based on a book by Truman Capote. Clothes here were composed by Givenchy, and here we invented basically the bon ton style. The story is the story of a prostitute who tries to ascend her social level in society, and he does it by adopting a style that was completely different with respect of the style of that very moment. Non so se avete visto di recente la nuova campagna di Tiffany è con Beyoncé e il marito che simulano la scena di Audrey Hepburn davanti al famoso negozio di New York e comprano un gioiello. Questo vuol dire che comunque quello che era l'atmosfera di questo film, la maison di gioielleria cerca di farla vivere in quello che è al momento l'acquirente principale di una maison di gioielleria come Tiffany, che è il mondo black rapper americano. I don't know if you have seen the last Tiffany's campaign, but there are Beyoncé and her husband simulating and reproposing the famous scene of this movie with Audrey Hepburn buying jewelry in front of a famous jewel shop. And they've decided to do this in order to reconnect themselves to their current customers and buyers, the black world, the rapper world, and so on and so forth. L'altro film, che invece è questo che vedete,
è Gioventù bruciata, che forse voi un film che non avete mai sentito, però è uno storico film dove per la prima volta compare un look che negli anni 50 era veramente atipico, cioè il giubbotto di pelle, quello che è detto chiodo o il perfetto, indossato con una camicia, bianca e con dei jeans. Ecco, questo è l'inizio di quello che è lo stile casual degli anni 50. Gioventù bruciata è tutta una storia su una tribù di giovani che sono dannati perché vogliono rompere le regole e lo fanno anche vestendosi, cioè con questi giubbotti di pelle che da qui diventano, se voi pensate, sicuramente un pezzo, tutti penso che abbiano un chiodo nel loro guardaroba e questo arriva da questo film degli anni 50. The other movie is Rebel Without a Cause, a movie of the 50s where we find for the first time the famous style of the black leather jacket worn with a white shirt underneath. It's a story about young and rebel, young people, rebel people from in the US, living in the US, and here they've created this sort of imagery, and I think that everybody owns this black leather jacket, basically. L'altro film invece è Meryl Streep nella mia Africa. La mia Africa è stato un film che ha vinto 8 Oscar nel 1984 e a voi sembrerà strano, ma è stato un film i cui costumi erano curati da Canonero, che è una delle costumiste più importanti del cinema mondiale. E ha riportato nel mondo della moda invece tutto un mondo ispirato agli anni 20, agli anni 30, dei colori Sahara. È stato un film che ha avuto un successo strepitoso e che ha avuto un influsso enorme sul mondo della moda. Se voi andate a vedere le sfilate delle epoche successive all'uscita del film, è stata veramente una tendenza, un po' come lo è stato, non so, Jurassic Park. Non so, prima di Jurassic Park non si parlava assolutamente di tutto quello che era l'epoca dei dinosauri, non se n'è mai parlato, e poi è diventato veramente quasi una cosa quotidiana. E La mia Africa è stato un film veramente di cambiamento nel mondo della moda. The other movie is My Africa. It won 8 It's Oscars. out of Africa, Out of Africa, sorry. sorry. In a movie of the year 1984, it won 8 Oscars. Here, costumes and clothes were curated by Canonero. And this movie basically brought back the fashion and the world of the 20s and of the 30s, the African colors, this kind of colors and atmosphere. It marked our, it was a real trendsetter at the time because all fashion shows after that movie represented the world that was presented in this movie. As for what happened with Jurassic Park, before the movie Jurassic Park, the dinosaur era was not even considered, and after the Jurassic Park movie, everybody was talking about dinosaurs. So Out of Africa represented a real change, a real moment of change in fashion. L'altro film invece questo è Flashdance, che invece è un film sempre degli anni Ottanta, in cui viene sdoganato vestire tutto ciò che è legato allo sport, ma quello che per noi oggi è all'ordine del giorno, no? Mischiare quelli che sono dei pezzi quindi di casual wear con sportswear. Qui è la prima volta che in realtà si vedono, lei è la storia di una ragazza che balla, quindi lei in realtà è mischia per la prima volta quelli che sono dei pezzi dei suoi abiti che usa per le lezioni di danza nella sua vita quotidiana. Quindi è un modo diverso di sdoganare quello che è questo tipo di moda che tutt'oggi, dopo comunque 30 anni, è ancora una delle tendenze fortissime del mercato della moda. This movie is Flashdance, a movie of the 80s. Here, basically, this movie paved the way to sportswear. Sportswear, as we know it today, I mean, today it's something completely natural, you know, mixing up sportswear, casual wear, and so on and so forth. Well, here, for the first time, on the big screen, there was the protagonist of the movie mixing the clothes that she used to wear while dancing in order to go out during her daily life. So, this movie launched a trend that's still very strong nowadays. L'ultimo film invece l'ho messo che è Matrix, l'ho messo perché è in uscita nel 2023 un nuovo Matrix. Matrix è un film che ha cambiato un'estetica, ha riportato un'estetica, quella della pelle, degli abiti molto ricostruiti, che è una tendenza che è tantissimo, attualissima, adesso la vedremo anche nelle slides che ho preparato di quelle che sono le tendenze delle prossime sfilate, ed è quindi un film che arriva dal passato ma continua a essere totalmente e continuamente contemporaneo.
And the last movie is Matrix. I've put it here because in 2023 a new Matrix will be released. And the movie Matrix basically brought back the world of leather, of very structured clothes, something that's very trendy right now. I'm going to show you some images about it. So a movie that brought back something from the past in the future. Quindi le tendenze, abbiamo detto, arrivano da vari mondi. Sicuramente il cinema è un mondo da tenere molto d'occhio, la musica e il lifestyle. Qual è il mondo lifestyle? Penso a una delle tendenze contemporanee, tipo, non so, lo yoga. Se voi notate, cioè ormai penso in qualsiasi parte del mondo lo yoga sia una delle discipline più diffuse. Se voi notate, la moda dello yoga è comunque entrata nel vivere quotidiano delle persone. Se voi andate comunque, non so, nelle grandi catene, se penso a Mango, H&M, eccetera, cioè ci sono tantissimi abiti che hanno riferimenti a quello che sono uno sport che è diventato ormai uno sport molto diffuso. Più che uno sport è anche una filosofia, un modo di pensare e di vivere che si connette con quell'altra tendenza di cui parlavo prima, cioè quello di avere una vita consapevole e che cerca di salvare l'ambiente, che cerca comunque di essere consapevole su quelli che sono i valori del proprio corpo. So as I was saying, trends come from very different areas of our world, of our life, movies, music, lifestyle. And when I'm talking about lifestyle, I'm thinking, for example, about a trend, yoga. If you think about it, yoga is nowadays very popular everywhere in the world. And if you think about it, the yoga fashion is part of basically everyone's style. That is to say, yoga is something mixing sports, mixing philosophy, mixing a real lifestyle, a way of living that's more aware, that pays more attention to the quality of our life and to the quality of our environment. Ma torniamo alle sfilate. Allora, perché ad esempio per un personaggio come me, che sono un giornalista di moda, le sfilate sono un momento importantissimo? Perché le sfilate sono un momento di presentazione e se voi avete visto c'è un grande crisi comunque di quella che è la comunicazione di moda. Tutti cercano di reinventare e cercare di raccontare le tendenze di moda e le collezioni in un modo diverso. In realtà le sfilate è una delle presentazioni che non viene abbandonata da nessuno. Perché? Perché la sfilata è il momento in cui si racconta il mondo di un designer, il mondo di un brand. Se pensate, l'idea di sfilata arriva da molto lontano, arriva dagli anni 30, appunto Paul Poiret fu il primo a inventarsi dei piccoli défilé nel suo atelier a Parigi. Una volta ci sono tantissimi designer che hanno riprodotto quella dinamica di presentazione, le modelle sfilavano con dei numeri perché normalmente i capi erano presentati e fatti per le clienti che erano presenti che poi avrebbero comprato quel capo. Le sfilate sono un momento importantissimo, perché da lì si capiscono quali sono non solo le tendenze dei vestiti, ma di tutto il mondo, quindi di quello che è il make-up, la musica, il modo di portare gli abiti, le facce e i volti. Quali sono i volti di tendenza che sicuramente in questo momento raccontano meglio la moda? So why are fashion shows still so important? If you have noticed it, there's quite a great crisis in the communication of fashion. People are trying to find new ways to communicate fashion. People are trying to reinvent themselves in terms of fashion communication. But if you think about it, fashion shows are never abandoned. Why? Because fashion shows are able to narrate the world of a designer, the world of a brand. Fashion shows come from the past. Fashion shows were invented in the 30s in Paris. If you think about Paul Poiret, who invented this short exhibition of what he produced in his tailor shop. So fashion shows are still fundamental because they are able to transmit and to make people understand a particular style, but also they are able to transmit something more than make us understand something about the makeup, about music, about the atmosphere, about the faces, which are the trendy faces in terms of fashion. Qui adesso vediamo, vi vorrei farvi vedere un pezzo di questa che è la sfilata di Gucci, che secondo me è una delle sfilate più rappresentative della Fashion Week di Milano. Perché? Perché esprime tutta una serie di concetti, anche riguardo al brand, che sono il potere del brand, la creatività del brand,
l'idea di comunicare in un modo diverso. La sfilata è stata a Milano, lo show era diviso, la passerella era divisa in due settori, il settore destro e il settore sinistra non vedevano gli uni con gli altri e solo alla fine dello show si è aperto con un sipario tra le due parti della passerella e si è scoperto che in realtà i modelli erano dei fratelli gemelli, erano coppie di gemelli che vestivano allo stesso modo. Sì, ce l'hai tutta intera, che dura tantissimo, ma poi la mandiamo un pezzo avanti. Farla partire e poi andiamo quando aprono il sipario, secondo me. Così. I am me, she is she, except when I pretend. Aspetta. So I'm gonna show you a bit of Gucci fashion shows held here in Milan. In my opinion, this was one of the most representative fashion shows because it showed the power of the brand, the creativity of the brand, and the idea that the brand had to communicate its style in a different way. What happened here? The catwalk was divided into two parts, a left-hand side and the right-hand side. The two parts were divided by a curtain, and so the right part couldn't see what was happening on the left side. At the end of the fashion show, the curtain was unveiled, basically, and so the people could discover that the models present on the catwalk were in fact couples of twins. And so this was something that was unveiled just at the very end of the show. Ecco, questa è la tendenza del sadomaso che vi dicevo. Cioè, sadomaso non vuol dire essere solo capi di pelle, ma guardate come un riferimento in un abito sartoriale come viene ripreso. This is sadomasochism, not just seen in leather, but how the total reinterpretation of a concept. Gucci, dicevamo, è un brand che punta sullo styling. Qui tutti i look sono diversi e sono puntati su il modo di interpretare anche quelli che sono dei pezzi iconici della storia della moda. Lo vedete, ci sono, c'è il tailleur di Chanel, c'è il pigiama, c'è il trench. So how do we have to read a fashion show? Can we immediately understand when we watch the models walking on the catwalk? I mean, as I was saying, Gucci focuses a lot on the styling. Here, the looks are all different and they play on the combination even of pieces coming from the past. E c'è anche assolutamente il fatto che i capi iconici siano ripresi o sull'uomo o sulla donna. Ad esempio, prima ha sfilato quel tailleur bianco che è assolutamente un riferimento a un tailleur di Chanel che però è indossato da un uomo. Un altro dettaglio, che è una delle tendenze che Gucci lancia in questa passerella, sono questi piccoli orsacchiotti ispirati al Furby, che è un famoso peluche degli anni Ottanta. Another detail that we can notice is the fact that these iconic garments are worn equally by men and women, with no distinction. Another element is the use of these plush bears that are inspired from a famous plush bear, a famous toy bear of the 80s. Ad esempio, questo è un riferimento al passato di Gucci. Quello è un abito con gli oblò che è proprio la prima collezione di Tom Ford degli anni 80 che viene rivisitato una chiave contemporanea. And here there was an inspiration from one of the first collections by Tom Ford of the 80s, reproposed of course and reinterpreted in a modern way. Perché Gucci cosa fa? Fa un lavoro di reinterpretazione di quelli che sono anche i suoi stilemi del passato, che vengono reinterpretati, resi contemporanei grazie a uno styling che è completo di qualsiasi accessorio, notate. Because Gucci basically also reinterprets its own past. It goes back to what they used to do in the past, reinterpreting it in a modern way, applying modernity to its past activity. E come vedete, tutto è incentrato, tutta l'attenzione è incentrata su quelli che sono i personaggi, no? E il loro modo di vestire. Quindi questa voce che continua a suggerire questa cosa dell'identità, la musica così severa che è stata composta apposta per questa sfilata, inedita, mai sentita prima, la location molto fredda in cui in realtà sono i vestiti i protagonisti, perché Gucci vuole che siano gli abiti a parlare, non c'è bisogno di nient'altro qua. Lo stile è nel look. And as you can see,
the attention, everything is focused on the characters, on the models. This voice that keeps repeating words, suggesting us and making us think about their identity. This music that has been created newly for this kind of fashion show. The location, which is very cold, which is not very decorated, because the attention needs to be focused on the models and on the characters. Altre informazioni molto importanti sono ad esempio le informazioni che poi vedrete quando sfoglierete i giornali e vedrete le storie moda sui giornali internazionali, vedete che ci sono delle tendenze che arrivano dalle passerelle. Ad esempio, se voi non focalizzate solo sui vestiti, ma guardate il look delle modelle, guardate il look, c'è una tendenza ben precisa, ad esempio i capelli sono molto semplici, con una riga in mezzo, molto lineari, molto pulite. Il trucco, che è accentuato da questi accessori creativi, come vedete, non ha dei punti di richiamo. And when you will be taking a look at the magazines reporting these trends and this piece of information, you will notice another kind of trend present. For example, if you take a look at the hair of this model, they're all proposed in the same way, very linear, very simple and very clean. The makeup is underlined by these important accessories, for example. Sono 68 coppie di gemelli identici trovate in tutto il mondo. So these are identical twins that were looked for and scouted everywhere in the world. Questa ad esempio è un'altra fibbia di Tom Ford degli anni 90. This is another belt by Tom Ford of the 90s. Che viene reinterpretata. E se vedete questa sfilata ci sono tutti i pezzi iconici del guardaroba della moda, quindi ci sono i trench, il pigiama palazzo degli anni 60, quindi è anche un modo di sdoganare, no? Questo pensiero di Alessandro Michele, che è quello fatto di styling, di mischiare. Cioè, ad esempio, questo è un chiaro riferimento a un tailleur Chanel, però pensato per l'uomo e non per la donna. If you take a look at it, you can find all the iconic pieces of the past. You can find the pajamas, palazzo of the 60s, the trench coat. So this is a way to communicate the idea that Alessandro Michele has, that is to say, the idea based on mixing different styles and the idea that Alessandro Michele has for the styling itself. Poi sicuramente una delle tendenze che si vede leggendo la sfilata, tutte queste stampe anni 70, c'è un chiaro riferimento, no? Agli anni 70 ci sono i giubbotti con le spalle ampie e tutte le paillette sembrano usciti da un video di David Bowie, ci sono tutte queste stampe che sembrano tipo questa Biba anni 50, va bene. And another trend that we can notice is this reminding of the 70s, the patterns, the colors, all reminding of the area, of the era. Ad esempio queste fantasie che sono tipiche indiane, di questi tessuti fiorati con il filo di lamé, è una cosa tipica degli anni 70. Or the Indian pattern with that particular embroidery again is typical of the 70s. Ok. Questo per farvi capire che la sfilata ha tutta una serie di informazioni, questo è il motivo per cui, non so, se voi andate alle sfilate vedete i giornalisti che hanno delle agende, prendono appunti. Quali sono gli appunti che prendono? Si segnano quali sono tutti gli aspetti, quindi che tipologia di modello, ad esempio. Comunque alla fine è vero che qua si è puntato tutto sui gemelli, ma c'è una tipologia precisa, no? Di personaggi che sono scelti. Sono comunque dei personaggi che hanno dei volti molto puliti, molto emaciati. Ad esempio non c'è nessuno, ad esempio non si è puntato come altri brand, ad esempio hanno fatto sfilare delle persone anche di diverse età,
battaglie, invece qui ad esempio questo aspetto non c'è, si è puntato sul fatto che loro fossero gemelli identici, che potevano avere lo stesso look ma allo stesso tempo essere unici. Quindi c'è la lettura di quella che è per un giornalista una sfilata di moda, è la lettura di tantissimi aspetti, quindi quello ad esempio da Gucci, quindi uno annoterà, io ad esempio dopo la sfilata di Gucci cosa ho notato? Beh, tanto l'emozione, perché comunque è stato uno show in cui è successo qualcosa, uno spettacolo in cui gli abiti erano parte di una rappresentazione, di una visione del contemporaneo, che è questo uno dei motivi per riallacciarsi a quello che dicevo prima del successo delle sfilate. Nessuna presentazione virtuale può soppiantare uno show, che è quello che veramente ti dà 360 gradi delle informazioni e un'emozione. So, as you have noticed, a fashion show can provide us with a lot of pieces of information. That's why journalists have got those notes in order to jot down as much as they can. What do they jot down? For example, after this fashion show, I'm sure they've written something about the kind of models that have been chosen. Here, the focus is on the twins, but again, they've chosen particular kind of twins. Other brands, for example, have chosen different models with different sizes, while here the models were basically more or less the same. They had very clean faces, they had the same look but with different identities. So these are what a journalist may jot down after such a fashion show. And then I, for example, have noted the emotions, because something happens, something has happened during such a show. And this is another reason why fashion shows are still so important today, because no presentation via internet could ever replace what a fashion show can transmit in terms of emotions, in terms of sensations. Vi faccio una parentesi, questa è una sfilata che è costata 5 milioni di euro, escluso i vestiti, è una sfilata con moltissimo budget, cioè fare tutto questo è molto costoso. Giusto per darvi un'idea, mediamente una sfilata può costare, esclusa la produzione dei vestiti, tra gli 800 e il milione. Questa è una sfilata molto costosa di un brand che comunque fa vedere il suo potere in passerella. Ma passiamo ai trend. Ok, just open a parenthesis, this fashion show cost 5 million euros, excluded the production of clothes. Normally, on average, fashion shows cost the cost of fashion shows ranges between 800,000 and 1 million euro. While here they decided to spend a lot of money because they wanted also to show the power of this brand on the catwalk. But let's now move on to the trends. Questo è giusto per darvi un'idea da dove arrivano le tendenze, ma io vi ho selezionato una serie di tendenze, secondo me interessanti, della prossima stagione, che ho raggruppato in dei mondi. Ovviamente sono delle tendenze un po' diverse, ovviamente non vi ho messo i fiori, i pois, il rosso, il verde, che mi sembra che quelli vagano in automatico. Ad esempio, questo secondo me è una delle tendenze molto interessanti, il fatto di utilizzare delle parti metalliche o di simulare delle parti metalliche in alcune parti degli outfit, che in realtà hanno anche un'origine, secondo me, anche nella storia del costume, un po' agli antichi greci. C'è questa idea, non so se vi ricordate, gli antichi romani portavano comunque queste parti protettive che erano fatte o di cuoio o di metallo per proteggersi in battaglia. Ecco, questo è ad esempio una delle tendenze che viene riportata in passerella, ad esempio anche Dolce Gabbana, che ha fatto questo abito che simula un po', no, come se fosse fatto di metallo. Un altro che ad esempio qui non ho messo è Schiaparelli, che ha fatto tutta una serie di parti degli abiti fatti di metallo. Quindi sicuramente trovo molto interessante questa cosa, che la moda si appropriasse di materiali e di forme da automobili per raccontare un mondo possibile e diverso. Here I've selected some trends for you that in my opinion will be the best trend for the next season. I've tried to select trends that are a bit different, not, you know, dots, flowers, green, red and so on and so forth. This is a quite important trend. As you can see, the decision to use metal parts in the outfits, or at least to simulate metal in part of the outfits. Again, I see some memories, some images of, again, ancient Greece,
ancient Rome, where the Romans used to wear metal parts or leather parts on their bodies to protect themselves above all when at war. And as you can see here, there's a Dolce & Gabbana clothes completely made of metal, or Schiaparelli, I haven't got any images here, who's created parts of these clothes with metal. And so here, what does fashion do? Fashion basically takes materials and shapes from a world that's completely different, that is to say the automotive industry, for example. Questo è un altro trend invece di del corpo, cioè di riprodurre parti del corpo come elemento degli abiti. Ad esempio, c'è questi due outfit sopra, ad esempio, che rappresentano quelle che sono delle stampe che possono essere di degli affreschi. Teschiens, che riproduce su una tuta seconda pelle quelle che sono le caratteristiche del corpo, oppure questo Vivetta, che è un reggiseno con le mani, un'altra cosa delle mani. Ad esempio, questa giacca di Off-White, che rappresenta come se si vedesse un po' ai raggi X cosa c'è sotto. Quindi il corpo nel corpo. This is another trend, the body trend, I would name it, that is to say we have to reproduce parts of our body on our clothes. So here you can see some prints represented, some frescoes, or Vivetta reproposing hands on top of the clothes, a jacket that's a sort of X-ray image, that is to say this trend of the body into the body. Questo invece è un trend legato allo styling. Tutto nasce dalla camicia, la camicia che viene portata in un modo diverso. Quindi c'è la camicia che diventa parte di una giacca, vediamo sotto qui di Ashley, poi c'è ad esempio questo outfit di Rainmaker, quindi il modo di indossare in modo differente il capo, dando un aspetto estetico diverso con quello che è un capo iconico del guardaroba di sempre. Here there is a trend that we can connect to the styling. This is pure styling, that is to say the shirt used and worn in different ways. The shirt that becomes a part of the jacket, that is to say, here we see the trend of using a piece of garment that's standard, that everybody has, using it in a different way, wearing it in a different way, thus providing a different kind of effect. Questo invece è sempre legato alla camicia, trovo molto interessante perché la camicia viene quasi scomposta da cui, ad esempio qui Ashlyn utilizzano le maniche come se fossero un decoro e questo è un trend molto forte, quello della camicia bianca, che è un altro dei capi classici del guardaroba, ma letto in un modo diverso e contemporaneo. Quindi ad esempio, non so, la camicia che ha il cappuccio, che quindi strizza l'occhio ai mondi che possono essere orientali, la camicia che diventa, si distruttura e diventa quasi un corsetto complicato, la camicia che diventa un po' ispirata agli anni Ottanta, quindi voluminosa, oppure come ad esempio quella di Valentino, la camicia che diventa l'unico capo da indossare. Here again we can see the shirt used in different ways, in particular we can see the shirt decomposed, for example sleeves that are separated and used as if they were decorations. The white shirt, that's another standard element in our closets, that's read in a more contemporary way. A shirt that's created with a hood, reminding us of the Eastern world. A shirt that's decomposed, so to create a sort of complex corset, again. Or a shirt that's the only thing that you can wear. Questa è un'altra tendenza del materiale arricciato, voluminoso. Tanto c'è una studentessa che sta facendo il suo progetto finale e una delle tendenze molto forte, quindi il fatto di interpretare i materiali in un modo voluminoso che abbiano un aspetto come se fosse una carta di caramella, no? Quindi ci sono veramente esagerati come questo di undercover, quindi questo modo di trattare il materiale in un modo diverso che dia volume anche delle forme semplici. This is a trend that we could name bulky material, that is to say materials that are used in different ways so as to provide volumes to different shapes and forms.
And in this way, you use the material as if you were creating a sort of candy packet. This is the image that reminds me when looking at these images. Allora, questo invece è uno dei trend assoluti della prossima, le tasche. Cioè, il fatto di essere multifunzionale, la tasca, il modo di portare le cose che diventa o una parte del decoro, ad esempio Miu Miu ha fatto sfilare tutte queste specie di marsupi che si possono togliere e mettere con delle tasche, o addirittura Louis Vuitton che ha fatto delle tasche le protagoniste di un abito. Quindi il fatto di poter avere delle parti componibili degli abiti che addirittura una volta le tasche erano funzionali, oggi la tasca è protagonista, addirittura dalla tasca nasce un abito. This is another trend, pockets that are reinterpreted in a multifunctional ways, pockets that become part of the decorations, pockets that become the protagonist of our clothes. In the past, pockets were just functional. Now, pockets can be transformed into the real protagonist, into the element of origin for our clothes. Frange. Questa è un'altra tendenza che c'è tantissimo. Le frange però in un modo diverso, no? La frangia era normalmente un'applicazione sartoriale che veniva fatta su capi. La frangia è protagonista in un modo diverso in queste collezioni. C'è dalla frangia jeans, che è un modo di trattare il jeans di Diesel in un modo diverso, a quello ad esempio di Claudia Ekbrari, che è un modo con anche il tessuto, con queste piume, che sembra veramente voluminoso. Insomma, la frangia letta in un modo diverso, come protagonista dell'abito, addirittura che costruisce la forma di quello che è l'abito stesso, come ad esempio in Versace. Here we've got fringes again that become the protagonist of our clothes in different ways. Of course, they are reinterpreted in a modern and contemporary way, using denim, using feather, fringes that become the protagonist, giving the real shape to our clothes. Questo invece è un'ispirazione al passato. Allora, dicevamo prima anche ad esempio Gucci che reinterpreta quelli che sono i trend del passato. Qua c'è una lettura contemporanea di quella che è la moda del Settecento. Se voi guardate Louis Vuitton, ma piuttosto che Conde Garçon, sono degli abiti contemporanei che si ispirano a quelli che erano gli abiti che avevano tutte quelle costruzioni che portavano le donne del Settecento, penso a Maria Antonietta, eccetera. C'è tantissimo questa tendenza di riproporre il passato, ovviamente in un modo contemporaneo. Cioè, guardate l'abito di Loewe, sembra un abito totalmente contemporaneo, ma che ha un riferimento specifico a un'epoca storica. Here we see a reinterpretation of the past, and in particular of the 18th century. If you focus on these images, Louis Vuitton, Comme des Garçons in particular, they repropose the past in a totally contemporary way. Ecco, questa invece è le idee. Questa è un'altra interpretazione ispirata al mondo classico, che io dicevo prima, che va tantissimo, il fatto di drappeggiare, se voi pensate alle statue greche e romane, c'è tantissimo questo concetto del tessuto drappeggiato, portato, che copre la testa, come lo portavano gli antichi romani e gli antichi greci, ma ovviamente in una versione contemporanea anche molto femminile. Quindi anche una riscoperta anche di quelle, non so, c'è una designer storica degli anni 40 che si chiamava Miss Grace, che drappeggiava tutti questi tessuti, e c'è quindi questo ritorno un po' a valorizzare il corpo con dei tessuti morbidi che riecheggiano un po' la statuarietà e dargli veramente un'importanza legata anche al passato. This is a trend connected again to the ancient times. Here I think about the goddesses of the Greeks or of the Romans. I think about the statues of the Greeks and of the Romans, or the people of ancient Greece and Rome, where people used to wear these fabrics, these cloths draped on their bodies. In the 40s, there was a famous designer who reproposed this kind of style. And here again, in a contemporary way, we are going back to use these soft fabrics that sort of underlines the shape of our bodies. A questo mi piaceva un sacco perché
i gonfiabili. Allora, qua come un elemento super pop, in realtà, ed è una moda che c'è tantissimo, da il più facile moschino che unisce un salvagente, a Puma che fa queste mantelle che si gonfiano mentre cammini. Trovo bellissima anche questa storia di Beautiful People che mentre cammina si gonfia, oppure Craig Green che ha fatto queste giacche che quando cammini si aprono addirittura delle costruzioni vere e proprie. Questa è una tendenza che c'è tantissimo, il gonfio, riferito proprio a una parte dell'abito che si indossa. This is a trend I particularly like. These are inflatable objects, basically. You can see Moschino, you can see other example of super pop elements that are reinterpreted as clothes. So for example, clothes that inflate themselves while you are walking, or jackets that open themselves while you are walking in order to reveal other shapes and other colors. Allora, oltre a quelle che sono, queste sono alcune delle tendenze un po', secondo me, diverse rispetto a quello che erano le scorse stagioni. Ci sono ovviamente, prima dicevamo, non ho considerato fantasy, cioè, ma ci sono dei colori, quindi vi ho fatto anche delle schede di colori che sono i colori della prossima stagione. Allora, i blu nelle sfumature dai celesti a quello più scuro, sicuramente è uno dei colori della prossima stagione. I verdi, quindi nelle accezioni ovviamente in tutte le loro sfumature, se pensiamo a questo ad esempio è un trend. Il verde è stato un colore che per anni nel mondo della moda non è stato così tanto percorso, fin quando Bottega Veneta ha deciso di rifare tutto il rilancio col nuovo designer e puntare tutto su un colore. I colori sono in questo momento una forza comunicativa, diciamo prima il pink di Valentino, il verde di Bottega Veneta, e ha influenzato sicuramente le collezioni. So I've been talking about trends that are different from the trends that we've seen in the past. I'm not going to talk about patterns, but I'm going to talk about colors now. Here we can see all shades of blues, and here you can see a lot of shades of greens, green shades. Green has been a color that for a long time was not considered in fashion until Bottega Veneta decided to focus on one color only to redesign its image. And as I was saying before, with the Valentino pink, colors have got strong power in terms of communication. Poi tutti i partners degli arancioni, che dall'accezione più a rosa fino all'arancione più pieno. Il pink, di cui saremo invasi, io sto aspettando le vetrine di Zara, ma non sono ancora arrivate, al momento ci sono solo quelle di Valentino, anche qui tutte le sfumature dal rosa a quello più, e poi ovviamente il viola, io volevo rappresentare questa, una di queste tendenze, che sicuramente è un altro colore che vedremo tantissimo. Penso finisca. And then all shades of oranges, pink, we will be invaded by pink, I warn you. I'm just waiting for Zara's window shop to be all recreated with pink. And then purple that I'm representing here today. Poi giallo. Yellow. Thank you very much. Thanks a lot, Ildo, for being with us tonight. Grazie. And yeah.